Facciamo il segno della croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Ascoltiamo le parole del Vangelo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gli era posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: Salve re dei giudei! Con attenzione ascoltiamo il racconto. Mio nonno era un falegname e faceva i mobili più belli della regione. Mi piace andare a trovarlo perché mi mostra le piccole statuine fatte a mano da lui e mi racconta le favole. È così bello stare con lui. Proprio ieri, mentre ero con lui, si è sentito male e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza. Mentre guardavo con mio papà l'ambulanza che si allontanava, abbiamo sentito dei ragazzi che dicevano: Non è nessuno, è solo un vecchio del secondo piano. Questi ragazzi si sono comportati come quei soldati che hanno messo la corona di spine sulla testa di Gesù. I soldati sicuramente non lo conoscevano veramente, era un prigioniero come un altro e nemmeno sapevano il suo nome. Voglio sempre ricordare che dietro ad ogni volto umano c'è una vita, una storia. Ci sono le gioie e i dolori e voglio imparare a rispettarli. Non dimentico di salutare i miei vicini più anziani. In questo terzo mistero preghiamo per le persone che fanno soffrire gli altri, affinché Gesù cambi il loro cuore. Prendiamo il rosario in mano e cominciamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Facciamo il segno della croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.